Lorde, i pazzi dietro le quinte della popstar sono più virali del tour. Lorde è favolosa, è un concentrato di energia. Quando non può esprimere la sua gioia di vivere attraverso il canto, il suo strumento favorito, si esibisce in una serie di balletti virali che fanno impazzire i suoi ammiratori e mandano in bestia i suoi detrattori. Magari ci sono anche i criticoni che le confermano una cosa che, probabilmente già sa, non sai ballare. Ma non saper ballare non significa non poter ballare, giusto? Ecco perché la amiamo, sprigiona gioia e felicità da tutti i pori e non si vergogna mai. Un esempio da copiare. Lorde è un concentrato di benessere. Come un fuoco artificiale, Lorde dà il meglio di sé nei momenti di altissima pressione. Mentre tutte le popstar approfittano dei dietro le quinte per prendersi una pausa dallo show, Lorde si lascia contagiare dalla febbre del ballo e si scatena in sneakers e abito blu. A quanto pare, il backstage del melodramma tour è pieno di vibrante energia firmata Lorde, che balla e si scatena in previsione di salire sul palcoscenico. L'artista ventenne ha colto l'occasione per condividere il suo irrefrenabile entusiasmo su Instagram, dove ha pubblicato tre scatti da 327.000 likes in full glamour. La pazzia danzante è arrivata ad Anversa, in Belgio, e le foto stanno conquistando il web con il loro umorismo made in Lorde che ormai abbiamo imparato a riconoscere anche ad un miglio di distanza. Mi è sopraggiunto uno sprizzo d'energia alle 8 di sera. Sto amando intensamente questo tour. Scrive la cantante. Criticata per le sue coreografie improvvisate. Il mese scorso, Lorde ha reso pan per focaccia a tutti coloro che hanno criticato il suo balletto folcloristico durante gli MTV Video Music Awards, condotti da Katy Perry. Reduce da una grave influenza. La popstar aveva perduto la voce ma non se l'era sentita di dare forfeit, e così è salita sul palco e si è scatenata in un balletto pieno di energia e, se proprio vogliamo trovargli un difetto, un po' improbabile. Per questo, tutto il mondo l'ha aspramente criticata. Ma lei, che è una bomba, non si fa scoraggiare, e ha tentato di spiegare il motivo dietro ad un comportamento apparentemente così anticonvenzionale. Ne ha discusso nel celebre podcast WTF con Marc Maron, la gente si è arrabbiata tantissimo con me per la mia performance Save My ma io non ho fatto nient'altro che danzare. E quando ballo, ballo con tutta la mia foa gioia. Pur non avendo la voce per cantare, dunque, Lorde ha espresso la felicità di trovarsi su quel palco come meglio poteva, ma non tutti hanno apprezzato. Alcuni l'hanno capito. Altri invece hanno trovato offensivo il fatto che avessero dovuto assistere ad uno spettacolo del genere. Come se fosse chissà quale sconcezza ballare davanti a milioni di spettatori con tutta la felicità che avevo in corpo.